Eccoci, ciao. Ciao, eccoci. Bene, Come stai? tu come stai? Eh Bene, bene, grazie. Ce la caviamo, dai. Bisogna essere sì. positivi nonostante tutto. Esatto, necessariamente. Cosa stai facendo in questi giorni, Fra? Come la stai vivendo questa quarantena? Tra i due bimbi, il lavoro in smart working da casa, che per fortuna c'è, riesco a continuare a fare. E insomma, intrattenere due pargoli senza poter uscire non è semplice, ma ci siamo inventati un po' di cose io e Carlo per poterli far giocare comunque, far divertire. Loro poi sono un grande aiuto perché sono sempre super gioiosi ogni giorno, sempre felici e curiosi alla scoperta della vita, anche se è confinata come spazio, ma è tutto relativo, insomma, quindi con loro è più facile. E poi questo periodo lungo in cui hanno a disposizione mamma e papà insieme tutto il giorno, mi sa che speriamo non ricapiti più facilmente. Esatto, non in questi termini, ecco, magari perché abbiamo fatto altre scelte, ma non per queste ragioni che purtroppo ci costringono qua ora. Certo. Quanti anni hanno loro? Me lo ricordi? Allora, Clio ha 4 anni e Zeno compirà 2 anni il 20 di aprile, quindi fra poco lo festeggiamo in casa, però faremo magari una videochiamata con i parenti in modo da potergli far fare gli auguri un po' dalle varie persone che non riusciamo a raggiungere fisicamente adesso. Un compleanno speciale. Sì, davvero, sì. Quindi la vostra giornata, come ve la siete organizzata? È abbastanza abitudinaria, avete dei ritmi E scanditi? un po', allora, un po' abitudinaria per loro, perché con i bimbi è importante dare un po' di certezze, quindi sapere che a una certa ora si fa merenda, a una certa ora si gioca, a una certa ora si pranza, poi c'è la nanna. E poi si gioca di nuovo, si fa merenda e si continua a giocare sempre sostanzialmente tutto il giorno con loro. E un po' ci alterniamo io e Carlo per poterli intrattenere, perché insomma sono un po' piccolini, quindi non è possibile lasciarli da soli a lungo per poter giocare, giusto qualche minuto in caso di emergenza, ma ci vuole sempre un po' qualcuno che li possa sorvegliare. Ci siamo inventati un po' di cose, ci alterniamo un po' a lavoro, mentre uno lavora, l'altro sta un po' più coi bimbi, viceversa, e poi cerchiamo un po' di coinvolgerli anche nelle cose che facciamo in casa, in modo che tutto diventi un gioco, anche fare i letti, oppure abbiamo preparato il menù, in modo che così loro sappiano cosa c'è da mangiare, e allora riusciamo anche a. Noi abbiamo il menù settimanale, così sappiamo anche quale spesa poter fare, così da non doverci andare spesso, visto che non è possibile, non è richiesto, in modo da anche limitare le uscite e quant'altro. E con loro li coinvolgiamo nel menù proprio perché, per esempio, ogni giorno vediamo cosa c'è di menù e loro magari lo realizzano, nel senso che o lo disegnano, fanno un collage, lo ritagliano. Chiaramente Clio di 4 anni riesce a farlo meglio, Zeno più o meno si arrangia, cerca di starci dietro, però tra la pasta di sale, il collage, le forbici, la colla, i pastelli, i pennarelli, così la matita, riusciamo più o meno a fare i vari piatti. E poi Clio, che appunto a 4 anni riesce anche a ripassare, io le tratteggio le parole, così lei ripassa magari, non so, riso, pasta o cose di questo tipo. Grazie. Così questa è. No, non esattamente, però ripassando, tratteggiando le lettere, lei riconosce tutte le lettere e tratteggiandole lei le può ripassare. Sì. E Ma la quindi spesa la questa è fate, un'attività. scusami, Dimmi. la spesa la fate tradizionalmente oppure avete dei canali diversi? Ma la facciamo tradizionalmente in realtà, nel senso che però la facciamo sostanzialmente una volta a settimana, salvo magari il fresco di frutta e verdura, che ovviamente con i bambini se ne consuma un po' di più ed è bene che sia fresca piuttosto che quella surgelata, e quindi cerchiamo di acquistarla magari ogni 3 o 4 giorni, ecco, dipende un po'. Cerchiamo di organizzare i menù e le cose in modo da non dover uscire troppe volte durante la settimana, salvo emergenze, tipo che finisce il latte e loro lo mangiano sempre la mattina oppure per la merenda, e però a parte questo cerchiamo di organizzarci in questo modo. Invece rispetto al lavoro, perché io conosco il tuo lavoro da doula, invece tu poi fai Sì. altro.
Faccio anche altro, cioè il mio lavoro da doula adesso sta continuando e in questo momento sto dando un grosso supporto all'associazione di cui faccio parte, che è l'associazione Mondo Doula, e faccio parte del comitato comunicazione, quindi noi facciamo un sacco di pubblicazioni per cercare di far sentire sempre che le doule, l'associazione, le mamme, non so, l'associazione è vicina alle mamme e anche le doule sono disponibili anche a distanza, benché sia completamente una cosa diversa rispetto a quella di potersi incontrare, toccare, parlare sicuramente, però le mamme, soprattutto quelle in dolce attesa, oltre che magari anche le neomamme in puerperio che hanno bisogno anche di un consiglio, di un appoggio, di uno sfogo, un momento, lo possono fare. E l'associazione adesso sta promuovendo in tutta Italia, in quasi tutte le regioni, un sacco di appuntamenti anche gratuiti, oltre che la disponibilità di alcune doule gratuitamente per alcune sedute per le mamme che desiderano farlo. Quindi questa è una cosa molto importante perché ovviamente in questo momento dove si sentono assolutamente da sole e senza supporto, anche il parto diventa una cosa veramente difficile perché magari il papà o non può proprio avvicinarsi oppure si può avvicinare solo nel periodo a travaglio già avanzato e solo per pochi istanti, quindi è veramente complesso. Quindi quello che facciamo noi è far sentire la nostra presenza, divulgare informazioni relativamente al fatto che le mamme possono allattare i bambini nonostante ci sia il coronavirus e nonostante magari per esempio la mamma stessa lo abbia contratto. Con alcune accortezze si può fare, diciamo, una maternità normale, ecco. Non ci sono degli ostacoli veri e propri a poter seguire il percorso naturale, di allevare un bambino secondo quanto la mamma si sente di fare. La presenza della doula è importante per poterle ascoltare e quindi insomma per adesso sto collaborando in questo senso, visto che poter raggiungere le mamme fisicamente non è possibile. Tutto Per da il remoto. resto, tutto da remoto, ci sono degli incontri organizzati o dell'associazione stessa via Zoom, per esempio di questo comitato comunicazione, cioè ci sentiamo via Zoom oltre che nelle varie chat dedicate, facciamo numerosi post sui social di Mondo Doula, sia presente su Facebook che su Instagram. E poi appunto le mamme possono incontrare le doule in alcuni appuntamenti di gruppo oppure individualmente su richiesta, sempre tramite Zoom o altre piattaforme, insomma, equiparabili, in modo da poter avere un supporto anche adesso. Ma secondo te, rispetto a questi strumenti digitali, il tuo lavoro potrà mantenere delle pratiche sperimentate in questa condizione oppure tutto ritornerà come prima? No, beh, tutto ritornerà come prima, non credo, innanzitutto perché ci vorrà ancora molto molto tempo e poi appunto quello che si dice, una frase che circola da un po' di tempo a questa parte, che il problema era la normalità e quindi non torneremo alla normalità perché quello era il problema. Per cui non torneremo allo stesso stile di vita di prima, dovremo usare ancora per molto tempo un sacco di accortezze, di distanze, eccetera, e soprattutto per le donne in gravidanza o con bimbi piccoli è veramente molto delicato il fatto di stare a stretto contatto e per cui saranno ancora più, diciamo, necessarie delle misure di sicurezza, appunto, ecco, da adottare, quindi il fatto di potersi incontrare a casa, chissà quando si riuscirà a fare con una doula, sì, magari con tutte le mascherine, eccetera, non sarà la stessa cosa, però sicuramente il fatto di iniziare a sperimentare la doula anche a distanza potrà nel futuro anche mantenere un certo tipo di contatto virtuale, anche se come tipologia di lavoro è importante il fatto di esserci fisicamente, di sicuro, però per fortuna siamo nel 2020 con queste tecnologie e quindi si può comunque essere vicino alle mamme, alle famiglie che stanno affrontando una nuova maternità, l'arrivo di una nuova creatura in casa, anche virtualmente, ecco. Certo. A te capita di aver paura? Devo dirti la verità, no, in questo periodo, cioè mi dispiace, sono triste, mi dispiace per delle notizie che ricevo, insomma, negative, come tante persone le stanno ricevendo in questo periodo, quindi quello mi tocca parecchio e piango in questo senso. Però il fatto di aver paura per me o la mia famiglia, no, perché so che stiamo seguendo le indicazioni e stiamo facendo quello che è necessario. E viviamo un giorno alla volta, tanto non è possibile programmare. Questa cosa con i bimbi l'ho imparata molto bene. Già normalmente con i bambini è difficile programmare perché loro sono bravissimi a sconvolgere i programmi, magari anche meglio,
anzi spesso è meglio rispetto a quelli che i genitori fanno. Però adesso a maggior ragione abbiamo già un allenamento alle spalle per poter riuscire a sopportare un po' questa situazione, per quanto ci stia molto stretta, perché il fatto di non poter uscire con i bambini, fare delle passeggiate con loro, andare a visitare qualche posto nuovo, fare, non so, andare in montagna, al mare, così insomma, fare qualche gita è impegnativo. Appunto, c'è una cosa che vi state dicendo in famiglia quando finirà tutto questo, la prima cosa che faremo è? Una bella passeggiata tutti insieme sicuramente, quello sì, tranquilli, senza mascherine, senza niente, sì, una passeggiata ovunque, ci va bene, poter uscire fuori serenamente tutti e quattro insieme, questo, direi questo. Certo, benissimo, io ti ringrazio tantissimo Francesca. Grazie a te Andrea. E un bacio ai bimbi, un bacio a Carlo enorme. Grazie, un bacio e un abbraccio anche a te forte. Buona Pasqua, infatti, tanti auguri anche a te. Grazie. A presto. Ciao, ciao Andrea, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao.